Gianni Colacione, siamo all'undicesimo congresso di Radicali Italiani, l'ultima giornata, e siamo in compagnia della senatrice Donatella Poretti. Donatella Poretti è stata presente anche gli altri giorni del congresso. Inizialmente vorrei con lei avere la sua opinione e chiederle un pochino di questa tematica, che è stata anche un po' pre-congressuale per quanto riguarda l'organizzazione interna e anche il ruolo di Radicali Italiani, la possibilità teorica di una presentazione di Radicali Italiani in quanto tale. Un pochino lei cosa ne pensa? Riguarda un po' tutta la cosmogonia della galassia? Beh, io intanto trovo miracoloso. Problemone. No, quello è un problemone, questo è evidente, non si liquida con una battuta. Però sicuramente io intanto trovo miracoloso il fatto che ancora ci siamo così in tanti. Perché sembra facile, ma non lo è. Non lo è perché più c'è questa situazione in cui la politica un po' si sta attorcigliando su se stessa, l'aiuto, il supporto dei tecnici è un'evidente difficoltà delle istituzioni e della politica più in generale di non trovare la risposta tradizionale dei partiti che si candidano a governare e delle maggioranze che in Parlamento poi devono trovare i loro governi e le loro misure. Quindi questo momento delicato si riflette automaticamente anche su un partito che apparentemente è lontano, diverso da quella che si chiama in gergo radicale, ormai siamo abituati a definire partitocrazia, però va da sé che si riflette anche su di noi, le difficoltà che abbiamo come radicali, non tanto io personalmente, ma comunque anche come radicali nelle istituzioni, di fronte a una situazione che si sta sfilaccicando, che si parla apparentemente di alcuni problemi ma che in realtà ne nascondono altri. Dibattito, il falso dibattito che c'è sulla legge elettorale da inizio legislatura, che si sta trascinando se si cambia in un modo, se si cambia in un altro, ma in realtà sono giochi dai quali siamo completamente fuori. Piccola nota di costume, fammi aggiungere su questa cosa, dibattito su questa cosa in cui ci sono due deputati radicali che stanno facendo un digiuno per due cose esattamente opposte. Esatto, è a sottolineare il momento di difficoltà. In realtà hanno ragione, volendo, se vogliamo dirla la democrazia, potrebbero avere ragione entrambi. Sì, però sembra uno che non vuole barcamenarsi in qualche modo. Però hanno ragione entrambi, cioè da una parte c'è un'evidente violazione di quella che è la regola base della democrazia, per cui io voto chi poi mi deve andare a rappresentare, poi con l'elezione successiva lo sanziono o lo premio a secondo di come si è comportato. Questa dovrebbe essere proprio che sia le preferenze, che sia il collegio uninominale, che sia pure il proporzionale, ma dovrebbe essere la regola base. Non siamo in una situazione in cui c'è una legge elettorale che permette e consente questo, e quindi giustamente uno dice modifichiamola, è un'urgenza di questa legislatura modificare. Dall'altro canto non si può certo pensare che davvero a pochi giorni dalle elezioni si cambi il sistema elettorale e a cambiarlo siano quelli che cercano ovviamente di rimanere nello stesso Parlamento. Fra l'altro, è sempre a margine, questo dibattito che sembra preferenze da una parte, sconfessate fra l'altro da Berlusconi, e collegi uninominali dall'altra parte. Quello che è più incredibile è che se appunto si è arrivato a questo dibattito, cambiare la legge elettorale, perché lo scandalo del Porcellum era i nominati, in entrambe le bozze, in entrambe le proposte, i nominati restano di un 30 o di un 40%, è lì che poi ci si gioca, ma i nominati restano in entrambe le proposte di riforma elettorale. Quindi insomma anche questo dibattito su se davvero sia utile modificare il Porcellum, e nessuno avrebbe mai detto che forse si riusciva a fare di peggio, non è detto, cioè si può davvero tutte le volte peggiorare e fare di peggio. Quindi ecco, sì, questa situazione di difficoltà io credo che in automatico si rifletta anche al nostro interno di un partito che comunque è un partito, perché il Partito Radicale, Transnazionale, le associazioni radicali italiane, comunque rientrano in quello che è un'organizzazione di un partito, ha automaticamente delle difficoltà anche interne. Quindi io trovo già miracoloso che ancora ci siamo e ci siamo anche con più o meno con gli stessi numeri, ma non basta esserci per poi trasformare quella presenza in qualcosa di più. Ormai è mesi che si parla di questo fenomeno Grillo e che
si sapeva che i risultati sarebbero stati quelli che poi sono usciti dalle urne siciliane. Ecco, lì mi ci piange il cuore, perché non per Grillo, ma perché secondo me come radicali avevamo un pedigree per poter essere noi a raccogliere quel consenso di persone che non è che vogliono sfasciare di tutto, di persone che sono nauseate da una politica che non dà le risposte adeguate a quella che è una società italiana che è distante ormai anni luce da quella che è la politica e da quello che dai movimenti che ci sono all'interno delle istituzioni, nel Parlamento, dove si fanno delle leggi che sono completamente fuori dalla portata delle esigenze quotidiane delle persone e che sono invece fatte su misura o per portare a qualcuno io ho fatto questo o perché non si capisce dove vengono prese le decisioni, in base a quale scaletta prioritaria delle decisioni che devono essere prese per la società vengono fatte. Quindi ecco, questo secondo me è un argomento del quale in qualche modo ci dobbiamo interrogare, perché non ci siamo noi con quelle percentuali che ha Grillo e se la nostra formula organizzativa di galassia, di scatole, di incastri vari sia ancora funzionale, perché poi l'organizzazione deve essere funzionale a quelli che sono gli obiettivi politici. Io credo che qui non è che ci differenziamo tanto, no? Su che cosa vorremmo fare, come vorremmo vedere il nostro paese, che sia un paese che rispetta le leggi, che sta a pieno titolo nell'ambito di una Unione Europea, di una società liberale. Cioè, poi possiamo differenziarci su alcune piccole cose, però in generale l'impostazione c'è. Qual è lo strumento più adeguato? Serve continuare a essere organizzati così, che delle volte sembra che ognuno fa nel suo piccolo e poi però non contribuisce con quel suo piccolo a fare per il più grande. Questo è un dibattito appunto complicato, Io non so quanto appunto la forma partito, la tessera, la voglio proprio dirla brutalmente, che è uno dei totem, voglio dire. Direi quasi un Moloch. Esatto, cioè la tessera, al di là della cifra, non entro invece nella cifra che secondo me è un dibattito secondario, no? La tessera radicale è il contribuire alla politica radicale. Finora lo è sempre stato, per me per prima, non è? Però davvero nel 2012 la tessera è il fare politica? Non lo so, secondo me invece siamo stati così avanti negli anni anche passati sull'utilizzo delle tecnologie telematiche. Io mi ricordo, ho imparato a aprire un computer quando c'erano le connessioni, il pilot, Agorà, eccetera, eccetera. Ecco, lì eravamo veramente avanti anni luce e ora secondo me non stiamo tenendo il passo di quello. E invece ecco, se c'è un fenomeno, Grillo, che ci dice che non serve andare da porta a porta, anzi, è bene evitarlo porta a porta, ora al di là delle battute maschiliste, ok, però questo va capito. Allora serve andare a porta o serve utilizzare altri canali? Perché poi alla fine temo che andare a porta, passare nei polpettoni dei telegiornali con i 10 secondi, sono 10 secondi in cui sono tutti uguali, credo che ormai si perda un po' la percezione di quello che dice in quei 10 secondi di Pietro, Bossi, Berlusconi, Casini, se ci va pure 10 secondi di Pannella. Delle volte io temo che quei 10 secondi di Pannella siano, con gli occhi di chi lo guarda, nauseato appunto da questo schifo che ci circonda, possano essere simili. Quindi ecco, questo secondo me è un grande dibattito di cui io non ho la formula magica e quindi non ho l'idea giusta, l'idea propositiva per uscirne. Però io credo che sia questo quello che su cui dobbiamo dibattere. Poi, serve Radicali Italiani, serve Pinco Pallo, è quasi secondario, però serve un qualcosa per dire quelle che sono le nostre idee e comunicarle ai cittadini che in qualche modo ci possono essere, ci possono stare, perché se votano Grillo, se non vanno a votare, è un po' quello io credo a cui ci dobbiamo, cioè il nostro è un voto d'opinione, è un voto di no.
ideologico che vota radicale anche se crolla il mondo, no, è un voto che ti segue di volta in volta sulle iniziative. Peraltro, prendendo spunto da questa tua ultima affermazione, ritengo che siano molti radicali a non votare più radicale. Ho questa impressione, e quando hai citato Pinco Pallo ho avuto un attimo un brivido, ho pensato a un nuovo soggetto del PRT, qualcosa di nuovo che sorgeva. E è che è anche difficile votare radicale, perché io quando è l'ultima volta che ho votato radicale? Perché io non sono romana, non ho votato per esempio la lista Pannella, e io a Firenze ho votato Partito Democratico le ultime elezioni. E non potevo non votare Partito Popolare, perfino candidata, quindi sarebbe stato. Però con, fra l'altro, come Toscana, in una terra in cui il PC, PDS, DS, eccetera, eccetera, ha una sua cultura, con difficoltà, sia chiaro. Lo so, però bisogna farlo, perché bisogna avere degli eletti. Perché in qualche modo bisogna avere il finanziamento degli eletti, che praticamente in qualche modo vi fate la fame e tutto quanto va a fine partito per sostenere una struttura che olisticamente probabilmente non è sostenibile, però si sostiene, cioè diventa quello che ti volevo chiedere. Adesso io volevo chiederti un'altra cosa, però adesso mi hai portato su un terreno che è interessante, cioè diventa politico il reperimento di fondi, dovrebbe essere strumentale, ma diventa l'obiettivo politico. Non è questo rischio, alla fine l'ospitalità da chiunque venga, che si assicura una certa, che poi qualche malalingua potrebbe anche dire che il mantenimento di questa legge potrebbe anche facilitare, perché ci sta le quote. Sicuramente può essere l'eterogenesi dei fini, nel senso, questo sia chiaro, ma che più che l'eterogenesi dei fini può essere l'utilizzare la situazione, stante quella che è, uno dice vabbè, questa è la situazione, mentre la denuncio, comunque so che quella c'è e quella, a quella mi devo rapportare. Posso fare anche lo snob e dire vabbè, io non mi confondo con questo, può essere una soluzione, oppure dire no, io mi ci metto in mezzo a pieno titolo. E appunto io ti ho ricordato la mia difficoltà a votare Partito Democratico come candidata addirittura, quindi figuriamoci, ma che non vuol dire che sporcarsi le mani sia una cosa brutta o cattiva. Io, il problema è, non entriamo in un circolo vizioso, ci servono gli eletti per avere i soldi, e poi di quegli eletti che ne facciamo? No, non la semplificherei così. Certo, gli eletti portano soldi, questo è vero, e questo va da sé, portano soldi. Non ci mancherebbe altro, uno lo fa volentieri, sta nei patti prima, e quindi poi non è che si muore di fame nonostante i soldi che si hanno, se no si fa le vittime di oddio quanti soldi do al partito, no, ci mancherebbe altro, è un atto dovuto e tutto quanto. Gli eletti dovrebbero anche servire a mantenere quel lumino anche dentro le istituzioni, oltre a cercare di fare quello che ti riesce a fare nel migliore, o comunque con le capacità che ciascuno di noi ha. E quel lumino è servito nelle varie occasioni, nelle varie cose. Non si sarà fatto la rivoluzione, ma con i nostri piccoli numeri, con le nostre anche poche esperienze, non sono pochi, ma non sono in grado di fare un gruppo. Anche da un punto di vista dei tempi, delle organizzazioni, delle istituzioni, tutto quanto, non sono neanche così tanti. In molte occasioni non abbiamo proprio lo strumento regolamentare per parlare, per intervenire. Ecco, quindi ci sono quelle, in quel senso sono i piccoli numeri, ma anche banalmente le commissioni sono 15-16, poi ci sono le commissioni. L'esempio del Senato, in tre, di cui uno è vicepresidente, va da sé che non va in commissione, quindi siamo in due, riuscire a seguire le varie commissioni diventa difficile. L'esempio, anche il traslato del consiglio di presidenza del comitato del consiglio regionale del Lazio, in cui i radicali non erano presenti, e che decise quell'aumento di stanziamenti per i gruppi. Esatto, quindi non riesci sempre a incidere. Però comunque esserci ti può portare un qualcosa in più,
ha anche, vabbè, nel Lazio è evidente che l'esserci stato da parte dei due nostri consiglieri regionali, Berardo e Rosso Di Vito, comunque ha fatto la differenza, non hanno votato quella delibera, ma sono stati utilissimi a tirar fuori quello che c'era e quello che stava non andando o andando in una certa direzione nel Consiglio regionale del Lazio. È inutile ricordare quello che ha fatto Rita Bernardini a cercare di trovare le cose più incredibili che ci sono alla Camera dei Deputati, ma anche altre cose apparentemente banali. Molto si è parlato nel congresso e sono contenta che è rivenuto fuori l'argomento della riforma o tra virgolette controriforma forense, che ricordo che era partita dal Senato con un testo che era arrivato in aula, testo concordato tra maggioranza e opposizione. All'epoca c'era Berlusconi, quindi non c'era questa maggioranza super allargata alla quale invece siamo oggi sottoposti col governo Monti. C'era due schieramenti abbastanza contrapposti che su quel testo erano arrivati in aula di amore e d'accordo. Sono bastati, c'è stata comunque la nostra opposizione che poi ha trascinato tutto il Partito Democratico e ha mostrato che quella non era davvero una riforma adeguata all'anno 2012, ma perfino andava indietro rispetto alla società dei fasci e delle corporazioni, voglio dire, piccole cose. Però insomma è quel lavoro anche da formichina che delle volte serve che si è fatto. Però cioè, no, non basta. Certo. No, ma proprio parlando del lavoro dei nostri eletti e del tentativo di riformare un qualcosa. Allora, nel Senato si sta discutendo la riforma sulla che insomma un pochino regolare il reato di diffamazione. Si è partiti, si dice, insomma, dal caso Sallusti, che è un direttore che rischia il carcere per un omesso controllo perché è stato condannato in via definitiva ormai. Si dice che dovrebbe essere una legge salva Sallusti, ma io non so neanche se sia applicabile a caso Sallusti questa legge, qualora fosse. Pare che sarebbe retroattiva. Ah, retroattiva. Ok, però in caso di favorei. Allora, che storia questa? Sì. Aspetta, faccio una domanda così, sennò ti devo interrompere. Allora, io sinceramente sono molto problematico, abbiamo su Libri TV un pochino di questa cosa discusso, ho fatto un editoriale, più di uno, sul fatto che insomma i radicali si sono espressi, eletti radicali, almeno al Senato, li ho sentiti, a favore del mantenimento della carcerazione, anche se in casi estremi. Ci sono tanti ordini di motivi per cui io non sono d'accordo e ne dico solo uno, diciamo, che mi sembra il più radicale, quello più o meno. Fermo restando che ovviamente è un reato grave la diffamazione, fermo restando che è una giustizia che che punisce quando deve punire, non è che punisce se carcerizza e se invece chiede un risarcimento economico è più, diciamo, lo prende alla leggera il reato, cioè, non è quello, io penso, no? Perché sennò sarebbe un po' una cosa turchematista. Io mi chiedo, ma nel miglior carcere del mondo il valore e la funzione rieducativa di recupero del carcere per un diffamatore come si potrebbe spiegare? Cioè c'è un'utilità, quello nel miglior carcere del mondo potrebbe uscire migliore e non sarebbe più utile per il diffamato che costui invece continuasse a lavorare per ripagarlo del danno che gli ha fatto? Io credo che questa domanda ce la possiamo porre per tutti i tipi di reato. Qual è il miglior carcere del mondo, tantomeno in Italia? Qual è il miglior carcere in Italia che potrebbe rieducare uno scippatore? Io parlo in caso di violenza, insomma, di pericolosità sociale, in caso che fossero educatori, colloqui, psicologi. Ma c'è questo in Italia? No. Oh, no, ma questo no, non era polemica. Non era polemica. Allora, venga la polemica. Se facciamo un discorso teorico, io credo che le nostre carceri, se vogliamo limitarci all'Italia, le nostre carceri hanno completamente perso quella parte della funzione rieducativa e di ottica di reinserimento nella società, ma mantengono solo ed esclusivamente l'aspetto punitivo e sanzionatorio della pena. Carceri italiane altro non sono in grado di fare. In generale, no, io se vogliamo fare un discorso sulle nostre carceri italiane e su cui è la tematica radicale in generale, no, che sta denunciando quanto il sistema penitenziario italiano è completamente fuori regola, fuori dalla Costituzione, giusto?
Quindi da una parte c'è questa, che è una battaglia che va fatta sulle carceri, e di cui una delle possibilità è anche, anzi, quella che noi sosteniamo essere la possibilità per cercare di ripartire, di riazzerare la situazione, quindi davvero di fare una riforma della giustizia, di partire dall'amnistia. Per azzerare da una parte la situazione di illegalità delle carceri e l'amnistia anche per azzerare quelle che sono le carte che mandano in alcuni casi in prescrizione, in altri no, e le carte che sono sui tavoli dei nostri magistrati. Quindi da una parte c'è quella e quella resta, è inequivocabile, dall'altra parte c'è l'ipotesi invece di una riforma del codice penale. Codice penale che ancora ha una sua gerarchia, per cui ci sono i reati contro la persona, ci sono i reati contro il patrimonio e c'è una scala di valori giusto o sbagliata, e in cui in alcuni casi sosteniamo essere sbagliata. Quanto sosteniamo? No? Tanto per dirlo, recepita il codice Rocco. Para. Quante leggi noi riteniamo che sia il caso di parlare di depenalizzazioni e decarcerizzazioni? Cioè, non è che mi tiro fuori da questo, però separiamo un attimo le due cose. Non è perché il carcere non è rieducativo che non ci manda uno stupratore, no? O che decido di fammi fare un ragionamento, in base alla situazione delle carceri italiane modifico il codice penale su una gerarchia di valori, perché se io credo che le carceri italiane siano fuori regola dovrei non mandarci più nessuno, giusto? Allora, il valore rieducativo per un diffamatore come si esplica? Gli leggiamo il codice in carcere? Allora, tu sai benissimo che ci sono molti, me lo dovresti dire anche per gli altri tipi di reati, perché il diffamatore nel caso Sallusti potrebbe tranquillamente trasformare, se lui volesse, e ha già detto che non lo farà mai, chiedere l'affidamento ai servizi sociali, e lì c'è la modalità di rieducazione e di reinserimento e di ripagare il danno, tra virgolette, fatto attraverso il suo comportamento. Che un comportamento diffamatorio ci sia stato, questo è inequivocabile. Non rifacciamo la storia, perché sarebbe, io credo che sia inutile. Allora, ecco, un direttore che fa scrivere sul proprio giornale, da un radiato dall'ordine dei giornalisti, un articolo in cui si sostiene tale cosa rispetto a un magistrato, omette il controllo, poi non paga la sanzione, poi appunto sostiene che non vuole essere affidato ai servizi sociali, che cosa dobbiamo fargli se non dire va bene, se è questo quello che vuoi fallo, fai la vittima tranquillamente, non c'è problema. Ora, il problema è appunto una gerarchia che in qualche modo tiene il nostro codice penale. C'è il reato contro la persona, che prevede appunto delle sanzioni in cui è prevista anche il carcere, c'è il reato contro il patrimonio e anche lì c'è il carcere come sanzione, e anche il reato contro l'onore, la reputazione, l'onorabilità della persona, e anche quella viene prevista come possibilità, come possibilità massima, anche la carcerazione. Su questo, se si guardano molti altri codici anche dei nostri paesi vicini, è prevista in Germania, è prevista anche in alcuni casi in Francia, non è prevista in Inghilterra, ma è un paese di common law, è un paese completamente diverso, non ce lo prendiamo a modello solo per alcune cose e non per altre, quindi è previsto in alcuni casi in paesi vicini, non in Siria o in Cina, voglio dire, ecco, non facciamo questo paragone. Quindi è previsto. Poi, se vogliamo rimettere in discussione completamente la previsione del carcere, lo possiamo fare, ma non lo facciamo per il caso Sallusti, perché non è un caso utile per rimettere in discussione tutto quanto. Io temo che si sia sbagliato intanto il caso da cui partire. Non c'è nulla di male nel fare delle leggi ad personam, lo dico quasi provocatoriamente, nel senso, quanto il caso Tortora ci è servito per proprio, quindi non c'è nulla di male, non c'è nulla nel male nel fare provocatore ad personam, cioè nel cogliere il caso, la situazione, l'evento singolare per rimettere in discussione una legge. Non credo che sia il caso Sallusti.
cioè abbiamo proprio sbagliato caso, completamente sbagliato, completamente sbagliato caso. Allora, Sallusti ha voluto chiedere, ha voluto portare, è veramente successo un qualcosa di quelle cose che non capisci da dove è partita la cosa e com'è che siamo arrivati così rapidamente ad avere questo assurdo dibattito sulla riforma del codice della legge sulla stampa, in cui c'è un'impreparazione totale. Perché ti basti soltanto un esempio, a un certo punto è stato votato un emendamento in cui si dice che la diffamazione a mezzo stampa prevede una rettifica sulla carta stampata entro 2 giorni, che sono dei tempi tecnici stretti, adeguati per un giornale, pubblico un giorno, il giorno dopo ti chiedo la rettifica e quello dopo me la dai. Per internet 4 giorni. Allora, se tu mi dici dov'è il collegamento? Poi si fa anche prima su internet. Beh, direi che si dovrebbe fare prima, cioè, se non c'è l'immediatezza della rete. Conflitto di interessi, però è così. È così, cioè non esiste che tu mi dai 2 giorni per la carta stampata, che sono tempi tecnici. Il tempo tecnico di internet è 10 minuti per mettere una rettifica? Vogliamo dire un'ora? Perché il doppio della carta? Ma questo è un esempio dell'impreparazione tecnica in cui ci siamo trovati a discutere un argomento così importante senza in aula. Senza avere alcun tipo di preparazione e neanche sapere di che cosa si stava parlando. A un certo punto si è discusso del foro competente. Qual è il foro competente? Quello di residenza del diffamato? Quello del diffamatore? O dove si commette il reato? Di solito è il luogo dove si commette il reato. Quindi in teoria per la carta stampata è il via Solferino Milano per il Corriere della Sera. Per internet qual è? Tuvalu per il punto TV? È quello del diffamatore? Allora io che sono residente a Firenze e che vedo un articolo diffamato sul punto TV, il magistrato di Firenze chi convoca? Con quali strumenti internazionali è in grado di richiamare? È venuto fuori Wikipedia? Quante persone hanno delle pagine su Wikipedia che non riescono a correggere? E come si fa a fare quello? Basta scrivere il foro competente è quello di residenza? Non basta, cioè non siamo in grado. Allora togliamo il codice penale, togliamo il reato penale, togliamo la possibilità del carcere. Vabbè, può essere un'ipotesi, noi per il momento abbiamo detto che ancora, stante le cose, può rimanere come possibilità, però vediamo le carte, fateci vedere il testo. Nel testo si toglie il codice penale e automaticamente si alzano a dismisura le sanzioni pecuniarie. Io ti dico quello che è stato il dibattito. Allora, di fronte a questo dibattito, in cui si alzano a dismisura le sanzioni pecuniarie, è venuto fuori, attenzione però, perché la piccola testata muore di fronte a una minima e una massima elevatissima. Riduciamo anche quelle. A un certo punto sembrava che ok, non era neanche più un reato. Per cercare di togliere quel problema da cui ha avuto origine. Perché se Sallusti finisce in carcere per la sua volontà di arrivare al massimo della dimostrazione che si può finire in carcere per la libertà di informazione, che non è decisamente il suo caso, ecco, per essere stati trascinati in un caso sbagliato si è arrivati al paradosso in cui appunto 4 giorni per una rettifica su internet. Ma internet cos'è? La testata giornalistica di internet qual è? Sono solo le testate dei giornali di cartacei? No, internet non è CorrierDellaSera.it. Non è quello il problema, sono le testate che vivono solo su internet e quelle non ci rientrano. E perché quelle non ci devono rientrare? Ecco che noi abbiamo cercato di sottolineare che, stante la situazione attuale di completa illegalità, in cui i processi non riescono a esserci, in cui il diffamato non riesce a vedere la rettifica o la vede nell'ultima pagina in fondo quando ormai la gente se ne è scordata, ecco, forse è uno dei tanti casi in cui chiedere intanto l'applicazione della legge attuale, usare tutti gli strumenti perché la legge che è in vigore venga rispettata appieno, forse
forse già era un buon punto di partenza. Poi tutto si può rimettere in discussione, anche l'estrema possibilità del carcere. Infatti noi per ora non è che abbiamo votato contro. Abbiamo sottolineato l'incongruenza di essere partiti da un caso sbagliato e di rischiare di ottenere una legge perfino peggiore, per l'ennesima volta, perfino peggiore di quella che si vuole andare a modificare. Cioè il mettere in discussione il carcere per il direttore responsabile in un caso di diffamazione potrebbe per assurdo produrre una legge peggiore e che porta ancora a una maggiore problematicità. Questo abbiamo fatto e credo che su questo ci possiamo trovare d'accordo. Sì, poi, no, guarda, per esemplificarti il mio pensiero ti faccio un'ultima domanda, stiamo ormai fuori tempo, a cui vorrei una risposta da te possibilmente sintetica. Un caso tra virgolette personale, noi radicali siamo stati diffamati da Formiconi, è stato condannato. Nell'ipotesi che questi soldi fossero realmente vero incassabili, lo sappiamo che è una cosa molto teorica, ma insomma, se tutto funzionasse, a noi sarebbe più interessante come danneggiati un Formiconi in galera o un Formiconi che paga? Quella è una diffamazione, intanto non a mezzo stampa. Insomma. No, per la diffamazione sempre. Comunque sicuramente un Formiconi che paga, ma un Formiconi, ci sono le varie modalità di pagare, io credo. Ci sono varie modalità di pagare. Sicuramente io credo che il carcere dovrebbe essere sempre l'ultima possibilità da mettere in atto, sia nel codice che nella sentenza di un magistrato. Ma già questo si può fare. Perché già il magistrato potrebbe accedere direttamente alle pene alternative, direttamente in sentenza. Perché non si fa questo? Noi ringraziamo Donatella Poretti che più di una volta si è dimostrata paziente e gentile con Liberi.tv. Le diamo appuntamento su Liberi.tv finché non sapevo diffamare pure noi, anzi diffamatori, e quindi finirò in prigione pure io. Speriamo di no. E la ringraziamo, buon congresso per questa parte finale. Grazie. Grazie ancora.